Bisogna fare un po' di chiarezza sui numeri. Quando sento la presidente la presidente della Camera che dice che salvare delle vite è costato 600 euro a vita, è una balla colossale. Invece, purtroppo, abbiamo pagato la morte, non la vita, perché abbiamo incentivato i viaggi della speranza e della disperazione e più persone partono, più persone muoiono. Non è vero, e guardi, è un dato. È finita, ma scusate, vi ho ascoltato. Vi ho ascoltato fino adesso. Se fate sono finire, io capisco che il vostro concetto di democrazia. Capisco che il vostro concetto di democrazia è abbiamo ragione a noi, gli altri non parlano. Mi sai finire la frase? No, e il concetto finire, dopo di che risponderai. Non a caso, se guardiamo i numeri prima dell'entrata in vigore di Mare Nostrum, i morti in mare sono stati di meno rispetto a Mare Nostrum. Bisogna dare i dati veri e dobbiamo dire che quando si alimentano false speranze, più persone partono, più persone muoiono. Non solo, ci sono delle inchieste giornalistiche che hanno, certificato che gli scafisti conoscono benissimo l'azione della Marina Militare, prima con Mare Nostrum, adesso con Triton. Quindi mandano carrette del mare perché qualcuno gli viene a salvare. Quando va male muoiono. E questa è la verità. E c'è una responsabilità politica del governo.